Pachino eseguita in numerose perquisizioni, rinvenuta droga e due ordigni esplosivi, due persone denunciate. Ieri sera agenti del commissariato di Pachino, unitamente alla unità cinofile antidroga di Catania, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio avente quale finalità la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prevenzione e il contrasto alla detenzione illegale di armi ai fini della prioritaria tutela della sicurezza collettiva. Gli equipaggi impiegati hanno concentrato il loro servizio di prevenzione territoriale nei quartieri più degradati a rischio criminalità. Sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari d'iniziativa per la ricerca di sostanze stupefacenti che, anche grazie all'ausilio dei cani della Polizia di Stato, hanno avuto esito positivo. Infatti la perquisizione effettuata presso l'abitazione di un giovane di 20 anni già conosciuto dalle forze di polizia consentiva di rinvenire 9 involucri di marijuana del peso complessivo di 10 grammi nonché 400 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Per tali motivi il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre i poliziotti rinvenivano nel complesso delle case popolari di via Cappellini a seguito di perquisizione presso un appartamento, due ordigni ad alto potenziale esplosivo, nonché 10 candelotti fabbricati artigianalmente. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze di polizia, residente nell'appartamento dove sono stati rinvenuti i due ordigni, è stato denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente e porto abusivo di armi.